Domanda che viene spesso fatta e molti ancora non hanno capito: perché i film come Your Name, come La forma della voce, come In questo angolo di mondo vengono trasmessi solo per 3 giorni in mezzo alla settimana in solamente alcuni pochi cinema italiani? Molti lo vorrebbero più, per avere una trasmissione più lunga, dicono però il film di Lupin o dei Pokémon magari ti fa 2-3 settimane in tutti i cinema, magari anche circuiti conosciuti, anche se comunque Your Name è andato nei circuiti di Space, comunque è andato in circuiti importanti. Ma perché proprio giorni lavorativi in mezzo alla settimana e alcune volte magari anche solo un giorno? Allora, i motivi sono fondamentalmente due, e sono sempre stati due e credo, temo, che sempre saranno due. Nel senso che il primo è una questione di costi, ossia distribuire un film in maniera, diciamo, tradizionale presuppone un investimento pubblicitario enorme. Mi spiego meglio. Un film che esce al cinema nel weekend ha bisogno di una certa pubblicità, una certa promozione, che normalmente viene individuata come promozione televisiva, e la pubblicità in televisione costa un fottio, detto come va detta. Ecco, gli investimenti per promuovere un film che esce nel weekend sono veramente molto molto alti. La previsione di incasso che noi abbiamo sempre avuto per questo tipo di film d'animazione giapponese non presuppone questo tipo di investimento, punto. Cioè, noi se lo facessimo probabilmente ci rimetteremmo, e questo è un punto. In realtà ce ne sarebbe anche un terzo che è connesso a questo, cioè che normalmente nei contratti di acquisizione dei film c'è una voce che si chiama P&A, ossia Publicity and Advertising, pubblicità e promozione praticamente, che è una voce che il licenziatario, cioè quello che ti vende il film, o un budget, mette a disposizione per la pubblicità, ed è un minor costo dell'acquirente. Non so, adesso mi spiego malissimo, però è una cosa in realtà un po' complicata, però diciamo così, è un qualche cosa che normalmente viene concesso quando tu acquisti un film, e che presuppone una minore corrispensione di royalties nel momento in cui il film supera l'incasso della cifra che hai pagato. Ok, non avete capito nulla perché mi sono spiegato malissimo, però non riesco a spiegarmi meglio, perdonatemi, è un mio limite. Comunque, in poche parole, i giapponesi sono poco propensi a concedere queste possibilità, queste cifre, che permetterebbero in teoria di avere un pochino più di possibilità in termini promozionali. Ecco, invece l'altro grande motivo, che secondo me alla fine è veramente il motivo che fa la differenza, è il fatto che gli anime nel weekend non funzionerebbero. Voi dite, no, non è possibile, fanno tanti incassi durante la settimana, perché non lo potrebbero fare anche nel weekend? Per un semplice motivo, che in Italia assistiamo a un fenomeno piuttosto curioso, ossia abbiamo un numero di film pazzesco che escono al cinema. Lo potete vedere semplicemente andando, fatevi la lista, il numero dei film che esce ogni weekend, soprattutto in weekend, diciamo, importanti, magari, che ne so, in autunno, inverno, ecco, diciamo verso la primavera è già più difficile, perché la gente, come dicevamo prima, non va più al cinema. Però ecco, il numero di film che esce al cinema è spropositato. Contate che gli incassi maggiori li fanno UCI e Space, le due grosse catene di multisale in Italia, che hanno mediamente dalle 7 alle 9 sale, forse qualcuna di più, quelle più grandi. Queste multisale dovrebbero dare a tutti i film uno screening, compreso il film d'animazione giapponese. Ora, c'è, ahimè, una preclusione degli esercenti cinematografici verso quello che è il film d'animazione giapponese, perché viene visto, ahimè, purtroppo questa è una questione di ignoranza, non lo dico in termini dispregiativo, è semplicemente un dato di fatto, cioè l'esercente che ha in gestione la programmazione di un cinema, quando si vede arrivare La forma della voce o Your Name, non capisce qual è il target del film. Ve lo spiego
molto semplicemente il motivo è che da una parte abbiamo un film d'animazione, un cartone animato detto in maniera molto, dall'altro è un film per adulti. Ora questo va in conflitto, cioè io vedo proprio le scintille dell'esercente che non capisce com'è possibile che mi facciano un cartone animato per adulti. I cartoni animati al cinema sono solo per bambini, Disney, Pixar e tutti qua, fateci caso, ecco, è difficile vedere al cinema un film d'animazione per adulti che non sia un film d'animazione giapponese. Per cui ribadisco per l'ennesima volta, grazie a Alessandro di aver fatto la domanda che mi dà quell'opportunità ancora di spiegare questo motivo, siamo molto fortunati ad avere gli anime al cinema, speriamo ancora per tanto tempo, ma ahimè ce li avremo tendenzialmente nel weekend, a meno che non arrivi un Your Name seconda parte, ecco, allora in quel caso potremmo essere anche spronati a avventurarci nel weekend. Però ribadisco, potrebbe essere un disastro, perché non è questione di quanta gente verrebbe al cinema, io lo so che ci verrebbero tutti al cinema, ma gli esercenti stessi non darebbero gli screening, cioè vi ritrovereste con uno spettacolo alle 13 e uno alle 14:30, stop, ok? Ecco, in quel caso io penso che magari qualcuno ci resterebbe peggio di quanto potrebbe essere magari vederlo durante la settimana, però a degli orari umani. Andiamo.